Ale, buonasera a tutti. Allora, subito cominciamo già a tirar dentro gente. Ale, allora, aspetta, chiamiamo Davide. Così. Ciao a tutti, Lor Gabinetto, Henry, Roxas. Bene, bene. Sa! Ciao a tutti, Lor Gabinetto, Henry, Roxas. Ostia. C'è l'audio. Ciao. Sdoppiato. Ciao Davide, sì. Ok, proviamo già a tirar dentro anche. Bravi, bravo Ale. Dov'è? Più. Ale. Ale Ferreri con voce del Piero. Guarda come cazzo l'ha salvato 20 anni fa, figa. E poi... Dove cazzo è Thomas? Voce del Piero. Voce del Piero. E poi, Thomas, come cazzo si chiama? Cyborg qualcosa. Eccolo lì. Ma sbaglio o non è online? A me non risulta online. Allora, aspetta, potete parlare un secondo che così guardiamo se... Come stai, Davide? Tutto bene, dai. Tutto bene, si inizia la settimana alla grande. Ma quindi sto Dune parte 2 promosso. Ah, sì, promosso alla grande. Mi è piaciuto tanto. Non ho ancora deciso se più del primo... Perché anche perché il primo alla seconda visione mi è piaciuto di più, quindi dovrei rivederlo un'altra volta per decidere. E non so se andrò ancora al cinema a vederlo, ma probabilmente sì. Un po' di più. In realtà non era neanche. Non aveva entusiasmato la prima volta che l'avevo visto. Cioè, fatto molto bene. È un po' più. Crea le atmosfere, le ambientazioni, esatto. E le premesse giuste. Da quel punto di vista mi è piaciuto più. Eccolo qua. Oh, finalmente. Parla un po', Thomas. Buonasera. Cosa stai mangiando? Niente, c'ho in bocca gli allenatori. E tu vieni in live con gli allenatori in bocca? È figa, posso toglierli. Che carino, sai che ti prenderò per il culo per tutta la live? Vabbè. Tanto se non guardavo io nessuno mi diceva un cazzo che c'era Skype aperto, grazie. No, ti stavo per chiamare. Ah, certo. No, davvero. Ti dico la verità. Avevo paura che si vedessero le mie chat qua in live, quindi ho chiuso tutto alla svelta. Vabbè. Bene. Sentivo che si parlava di Dune. Sì, però era per testare l'audio, perché qua, grazie a lei, grazie a Calgary, qua di Dune non si deve parlare, perché si deve parlare del gioco del momento, ovvero Dead Stranding. Esco, bello. Allora, voi ragazzi, giusto per introdurre, voi quando è che l'avete giocato? Al lancio? All'uscita, esatto. Io l'ho giocato fine 2020, inizio 2021, mi pare. Quindi... un annetto dopo praticamente, un anno e poco più. Allora, io come ho scritto nel titolo e come già vi avevo detto, farei la prima parte evitando spoiler, esatto, e poi invece ci diamo dentro come se non ci fosse un domani, avvertendo l'utenza che stiamo per spoilerare. Allora, innanzitutto è un po' difficile parlarne senza spoiler, però io direi proprio appunto questa prima parte di partire chiedendovi banalmente l'opinione che avete avuto sul gioco quando l'avete giocato e soprattutto se il titolo ha confermato, diciamo, quelle che erano state le vostre aspettative quando il titolo venne annunciato uno se non due anni prima. Scusa, mi arrivo subito. Perfetto. Puoi partire tu, Ale, parto io. Vai. Allora, a livello di aspettative erano molto alte, ma semplicemente per la persona che c'è dietro al gioco. Io sono un grande fan, ho giocato praticamente tutto quello che ha fatto, quindi le aspettative erano alte.
dai primi trailer dove si è iniziato a vedere un po' di gameplay, diciamo che ho iniziato a stringere il buco di culo, perché si iniziava a capire che non fosse un gioco propriamente nelle mie corde. Non so se mi sentite perché gli autoparlanti sì, sì. sono scollegati. Sento bene. E niente, questa cosa mi ha un po' spiazzato, però l'ho comprata lo stesso di quante, tra virgolette, fiducia. Il gioco è abbastanza divisivo sia per quel che riguarda me, sia per quel che riguarda un po' l'accoglienza generale, perché o lo giochi e ti piace, o lo giochi e lo odi, veramente. Sì, ecco, io come ho sempre detto... Non vi sento. Ci senti? Così. Noi, sì? Noi ti sentiamo. Prego? Dai. Dicevi? Sì, sono bestemmia. Sì, anche noi. Dicevo che il gioco, secondo me, da questo punto di vista è molto onesto, perché sì, fin da subito scusatemi. Fin da subito ti dice non ci sono. Sembra il fuori onda. Presta striscia la notizia. Adesso si molla con la melone anche lui. Dicevo che il gioco parlate voi perché intanto non vi sento. Oh figa, ci hai sentito fino adesso? Niente, c'è per tutti. Ok, faccio notare che i problemi tecnici non derivano da me, attenzione. Esatto. Prova a uscire, guarda il linguaggio dei gesti, prova a uscire, prova a uscire e rientrare. Ok. Guarda il nonno Anselmo. Ci senti? Mi sa di no. Adesso apro la finestra e comincio a urlare, che è facile che mi senta. Sì, momme 96 è spoiler free, mannaggia a te. Sì, almeno per questa parte, esatto. Grazie a Splatform e grazie a Ale. Dicevo che è molto onesto il gioco, perché ti dice fin da subito, guarda che dovrai fare questo. E questa cosa qua ricopre l'interità. L'interità! Scusate, sono un po' stanco. L'interità di tutte le 30, 40, 50 ore quanto vi è durato. Puttana madonna. Guarda che gli telefono, figa! Guarda che lo muto, che cazzo fa? Che bello. Copre l'integrità della roba, yeah. Cioè da tutti mi sarei aspettato una cosa del genere, soprattutto da Ale, ma non da Miloz. Dove cazzo è? Si sentono solo adesso scoreggia e abbiamo fatto tutto. Si sentono solo bestemmie. Ok, a voi la parola. Al contrario di Miloz, invece, non sono grande fan di Kojima, nel senso che è il primo gioco di Kojima che esperienzio. Attenzione! Non ho mai giocato Metal Gear, avevo provato a cominciare il 4 perché mi era stato prestato, ma non ci ho capito un cazzo e l'ho abbandonato subito. Ci sta. È figa se parti dal 4. Esatto. No, ma sì, perché l'ho provato giusto per capire un po' cosa fosse, non avevo idea. E... Miloz, ci senti? Prova. Ma noi ti sentiamo. Noi ti sentiamo. Adesso ne carica un'altra, lo so. Voglio infatti recuperare la raccolta dei primi tre remaster. Comunque, detto questo, non sapevo niente di Death Stranding, non sapevo niente di Kojima. Ho visto sti trailer stranissimi, molto particolari. Ho visto sto gameplay ancora più strano e mi sono detto, boh, non so se mi farà cagare, ma è un gioco che quantomeno devo provare, perché mi sembra una cosa molto diversa da qualsiasi cosa abbia esperienziato fino ad ora. E infatti l'ho provato, era sicuramente un'esperienza unica e mi è piaciuto un sacco. Mm-mm. Mi è piaciuta molto. Thomas? Allora, io l'ho prenotato tranquillamente per il Day One... Ma vabbè, io prima avevo già giocato tutta la saga di Metal Gear, quindi con Kojima avevo un bel rapporto. E visto l'annuncio, un po' perché avevo già seguito tutte le vicende con Konami, con la Metal Gear 5, eccetera, eccetera. Quindi avevo visto prima l'annuncio dello studio, il famoso I'm Back sul palco delle tre.
Poi l'annuncio del gioco, io fin da subito ero sul carrozzone. Ho visto il trailer di annuncio e poi nient'altro. Non ho mai più guardato nessun trailer e in realtà penso di aver fatto anche bene, nel senso che da quanto visto poi erano abbastanza spoilerosi sulla trama, quindi sono contento di non aver visto nulla. E io il gioco l'ho adorato, era un gioco diciamo costruito per me, nel senso che cioè, a me la narrazione di Kojima piace e questo Death Stranding, quello che vuole narrare, i sottotesti che porta, il fatto di dover scoprire la storia di un mondo comunque che è simile al tuo ma differente, quindi capire tutti i sottotesti vari, a me ha preso fin da subito, infatti io il gioco l'ho adorato, l'ho finito, non dico al 100% perché non l'ho finito al 100%, però ho fatto tante, tante secondarie, l'ho portato parecchio avanti, ecco. Prova, Noi ti sentiamo sempre. prova, prova. Ok, adesso ci sono, non so come mai le hai. Perfetto. Ecco. Questa è crema, ragazzi, questa è crema. Dio Quindi sono un paio di santo. chicche degne. Pronto. Davide? Nonno? Sì, ci sono. Sì, Ah, ci sono. vedi, hai letto il messaggio che ti ho mandato? No, no, perché stavo trabascando con le cuffie. Trabascando. Diciamo che ringrazio il fatto Ci che, sentono? esatto, che Ok. sono in casa da solo, Ah, ecco. Bene. ok. Ok, quindi abbiamo fatto un giro di impressioni generali, diciamo, sul titolo in base alle aspettative. Non mi ricordo, tu Davide, eri riuscito a parlarne oppure dopo è arrivato lo tsunami che ti ha È arrivato devastato? lo tsunami. Vai. No, stavo dicendo che per me è stato un gioco molto divisivo, sia personalmente perché l'ho apprezzato per tante cose e l'ho odiato per tante altre, come lo è stato per la critica che comunque, o comunque per i giocatori in generale che o lo amano da subito o lo odiano da subito. Io tante cose di gameplay non le ho digerite, la storia, l'ambientazione e tutto il resto me l'hanno fatto comunque apprezzare moltissimo. Ecco, cominciamo già a entrare un po' nello specifico del gioco, cioè del gameplay. Che cosa sono quelle cose che dici ho amato tantissimo e quelle che invece non ti sono piaciute, che hai maledetto Kojima? Allora, le cose che mi sono piaciute fondamentalmente sono il senso di progressione che ti dà il gioco portando avanti le tue missioni. Io l'ho giocato solo facendo le missioni principali, non le Come me, secondarie. come me. Quindi la sensazione di riconnettere una civiltà, tra virgolette, è la cosa che mi portava a continuare ad andare avanti a giocare. E le cose invece che non mi sono piaciute sono tutto l'utilizzo dei mezzi e degli oggetti che ti aiutano in questa cosa. Quindi tutte quelle, le moto, le macchine, così quando si incominciava a usare quelle cose lì io le odiavo perché secondo Ti stiamo avevano una perdendo. più cosa? Ti stiamo perdendo. Io lo sentivo a Sì, malissimo. anch'io, ma adesso ti ha ripreso. Ok. Ah, ok. Dicevi E anche i dei combattimenti li ho trovati abbastanza fecali. sciapi. Sciapi, sì. Era più bello cercare di non combattere. Posso anche capire che non sia il fulcro del gioco assolutamente, però sicuramente una cura maggiore in questa cosa sarebbe stata gradita. E poi, tornando sempre alla persona che c'è dietro, secondo me Kojima, una cosa che sapeva fare bene erano le boss fight. Un gioco che praticamente le elimina quasi completamente e mi ha un po' deluso sotto questa aspettativa. Basta, sostanzialmente questo lato gameplay. Ma a proposito di gameplay, a voi ha divertito il gioco? Allora, Sì. aspetta, dipende se intendi divertito proprio nel senso di dire cazzo mi sto divertendo o se è Mi ha secondo termine quello intrattenuto. che è il suo scopo. Mi ha intrattenuto. Stai giocando ad un gioco, c'è cioè un gameplay, ti diverte o non ti diverte? Questa è la domanda. Allora, no, Beh, ma aspetta, deve per perché forza. non è che devi per forza Non devi per divertirti, forza cioè non è che io finivo divertirti. ridendo le sessioni di gioco, però volevo andare avanti a giocarci e il gameplay del gioco
faceva esattamente quello che doveva, quindi per me era promosso al 100%. Anche Ale che dice il gameplay è una merda, non è vero, a parte che non l'hai provato, merda. Cioè, il gameplay non è una merda, può non piacerti, ma è fatto bene, cazzo. Ma cioè, tutto quello che deve fare, a parte le fasi di combattimento, che sono quelle un po' più deboli, secondo me quello che deve fare lo porta a termine. Cioè, lui ti vuole far esplorare un mondo sconnesso, isolato e pieno di difficoltà, e quello te lo fa far benissimo. A me ha divertito, francamente non so spiegare il perché, perché io giocavo, mi divertivo, dicevo ma perché non mi sto rompendo i coglioni, ci sono tutte le premesse perché io mi rompo i coglioni, e invece mi divertiva a giocarlo, perché quello che mi divertiva, a me invece quello che Milos ha criticato tutto sommato è piaciuto. Ho capito che i veicoli in certe fasi non andavano proprio usati perché facevano più danno che altro, ma se capivi... Sono molto molto arcade, forse troppo. No, ma al di là di quello, poi hai alcuni punti dove il treno è troppo accidentato, o ti metti a costruire la strada, o non ha neanche senso usarli, quindi se impari un po' quando usarli, quando no. Mi piaceva che ogni percorso era diverso, ti poneva dei tipi di sfide diverso, c'era quello molto ripido, c'era quello pieno di PT, di nemici, c'era quello... E quindi ogni volta ti spingevo un po' a pensare cosa mi porto per questo percorso, qual è il modo migliore per affrontarlo... Quindi tutto sommato, anche se il gioco a vederlo da un video può sembrare sempre uguale a se stesso, dove semplicemente cammini nelle lande desolate, c'era un po' di differenze tra tutte le varie missioni che ti spingevano sempre a pensare a soluzioni nuove, poi sbloccavi nuove abilità, nuove cose da usare, quindi alla fine era abbastanza vario e mi divertiva. Io sospetto anche, l'ho giocato in un periodo in cui... tra studio e lavoro stavo lavorando tantissimo e quindi era il gioco giusto per me in quel momento, nel senso che ero proprio un periodo in cui arrivavo alla fine della giornata stanco morto e comunque fare ste camminate così mi rilassava abbastanza, poi mi godevo la storia, cioè era il gioco giusto per me in quel momento. Ci sta. Io mi pongo un po' a livelli svizzeri neutrale tra di voi, cioè sono d'accordo con voi per alcune cose, per altre no. Per esempio, son d'accordo con Thomas quando dice non è un gioco propriamente divertente. Cioè, se cerco il divertimento è più probabile che io mi diverta con un gioco simile Nintendo, con un gioco un po' più di azione, un po' più che ti metta alla prova, eccetera. Questo mi ha intrattenuto, come dicevate giusto. Figa Miloz, porca Eva, ma che cazzo c'hai stasera su Crema? Ostia Madonna, lei... Che cazzo devo dirti? La connessione è sempre quella e anche l'altra volta non c'erano problemi. Però, ecco, per esempio, sono d'accordo con Davide quando dice, quando critica i veicoli, perché i veicoli nel momento in cui utilizzi un'autostrada, un sentiero, eccetera, funzionano bene, ti velocizzano gli spostamenti e tutto quello che vuoi, ma... E se, almeno nel mio caso, nella mia partita, si è trattata di una fase estremamente risicata, proprio una fase minima di gioco in cui ho potuto godere di questo utilizzo. Per il resto i veicoli sono stati un dito nel culo perché il terreno era sempre accidentato e di conseguenza andavi però, avanti a piedi e via. Però c'è un però, nel senso... Però è vero però. Che nella tua partita hanno avuto una importanza molto ristretta, ma è anche vero che tu mai una volta fondamentalmente sei tornato sui tuoi passi per fare un'altra consegna. Beh, non è vero, non è vero, perché ci sono... Non l'hai fatta, l'hai detto tu stesso. Ma certo, ma ci sono, c'è un punto ben specifico nel gioco in cui una porzione di una mappa, per essere precisi, la seconda, è fortemente ciclica, cioè vai dal punto A al punto B, certo, dal punto B certo. Al punto C, poi torna all'A, poi torna alla B. Ecco, secondo me quella lì tra l'altro è stata una fase estremamente tediosa, estremamente ridondante, francamente senza motivo, perché non capisco il perché mi abbia continuato a far girare in tondo in quella zona lì. E lì cazzo sei su un cocuzzolo della montagna, che cazzo di strumenti devi fare? E tu mi dici, perché devi fare le teleferiche? Certamente sì. Ma non è questo il punto, parlo più no, in no, generale. A parte il cocuzzolo della montagna, comunque anche giù, cioè i veicoli, effettivamente, a parte la moto che più o meno su alcuni sentieri se la cava, anche il camion, quelle cose lì, cioè hanno senso nel momento in cui tu inizi a terraformare il mondo e a fare le autostrade, certo. Le strutture.
non avendole tu fatte, perché hai deciso di non farle, perché hai giocato in un certo modo, che va bene, l'abbiamo già parlato, va da sé che i veicoli creati per quello scopo vanno a ricoprire una porzione minore del tuo gameplay e per forza di cose vai più a piedi. Anche perché il gioco, per impronta sua, ogni volta che incontri un'area e finché non l'hai connessa, ti spinge e ti obbliga ad andare a piedi, perché quello che devi fare tu è avere questa sensazione di viaggio in solitaria a piedi, certo, che se andassi 100% delle volte in macchina non avresti. Certo, ma su questo sono su questo sono d'accordissimo. Cioè, il gioco è camminare, tutto il resto è il di più, è un di più, farti variare il gameplay nelle secondarie, nelle cose ripetitive. Però magari mi sono perso io questa spiegazione, è una cosa che mi hai detto tu e a cui io non ero arrivato, però ammetto il mio limite nel dire sapevo di perché vabbè era chiara ed era specificata ancora prima che il gioco che uscisse, che accedendo ai vari server del gioco, sai il cazzo, tu ti saresti trovato delle strutture create da altri giocatori. Ecco, io speravo di trovarne molte di più e mi son perso evidentemente questa spiegazione che ti dice che meno crei, meno trovi. Io questa non... La cosa te l'avevo detta io, ma ti avevo anche detto che non ero sicuro. Sì, era una sua supposizione. Cioè, okay. Non so bene come funziona. Non so neanche dire se i server adesso sono più spopolati ed è per quello che non le trovi. Ma sicuramente anche quello avrà inciso, certo. È ovvio che giocandoci... Ho giocato a Day One, ne trovavo proprio fin troppe, capito? Al momento dell'uscita so che si parlava di qualcosa, dei like che ti lasciavano, più like sì, avevi, più entravi in un giro trovavi... Figa Davide, stasera veramente inaccettabile. Come funzionava quel sistema lì? Miloz, prova a spegnere il video, magari senza il se video si ripiglia un po'. Proviamo a vedere, davvero. Se volete, togli la webcam. Vai, tu così. Sai chi? Esatto. Fatto tutto. Si sente? Bravo. Adesso sì. Proviamo così. A vedere se di più. Bello. 2024, crema 2024. Oh, l'altra volta non c'era nessun problema, cazzo. C'era ancora Thomas, probabilmente alle Ferrerie è il boicottatore. È figa l'altra volta, però c'era Stefano May, che Cristo abita sul bricco, vacca Dio. Esatto. Lato gameplay, parlando ancora del gameplay, a me piaceva molto anche la dinamica della cronopioggia, perché integrava bene quello che era una parte dell'ambientazione con un elemento di gameplay, cioè le strutture che si sfaldano e si rovinano e quindi non restano per sempre. Ma anche quello che hai addosso tu sullo zero. Esatto, sì. Questa era una cosa che mi piaceva molto. Cioè sia a livello di pensiero di quello che faceva, sia poi nella dinamica del gioco. Sì, è bello quando riesce a integrare bene la storia del gioco nel gioco stesso. Oltretutto molto bello anche quando inizi a trovare quelle secondarie, i vari oggetti che ti proteggono il carico, ti cazzo solo l'ombrellino, sì. Il telo. Ma infatti è molto molto utile, molto bello. Una delle cose che mi portava ad andare avanti era proprio questa unione tra l'ambientazione, la storia e le dinamiche di tutto questo mondo particolare, che andavano a integrarsi bene nel gioco, in quello che tu facevi. Sì. Anche perché puoi fare poi delle combinazioni belle, cioè una volta che hai il telo puoi portarti dietro il carrello che trascini tipo slitta con sopra il telo, quindi raddoppi il carico ma non si rovina. Cioè, inizia a fare delle combinazioni molto interessanti. Adesso faccio subito una domanda che spero dia alla testa sia a Thomas che ad Ale. Attenzione. Io e te, Thomas, ne abbiamo già parlato in chat audio, grazie al ragazzo delle offerte. Okay. Ma nell'irrealtà di questa vicenda, come avete accettato degli elementi terribilmente fuori contesto? Mi spiego. Finché tu mi dici il rapporto tra le spiagge, il mondo di noi,
Insomma, tutte cose che ti vengono raccontate e che tu prendi per buone, perché questa è la storia. Io figa non sono riuscito a mandar giù il fatto che il tutto si basi sull'unificare l'America del Nord, sì. E che da un punto A, da una costa all'altra, fossero 6 chilometri. Io sta cosa qui, figa, non l'ho mai digerita. Ne abbiamo già parlato, Thomas. Sì. Perché, cioè, che senso ha voler darmi questa, come dire, epicità, questa sorta di... Cazzo sì, Sam Porter Bridges che figa diventerà il salvatore dell'umanità, e però figa si fa 6 km per la larghezza degli Stati Uniti. Sì, me lo sono chiesto anch'io ovviamente quando l'ho giocato, ho detto vabbè. Cioè l'incoerenza di base di questa cosa mi manda fuori di testa. Cioè è chiaro che nel videogioco lo devi comprimere, quindi vabbè. Cioè, secondo me ha puntato più a darti la distanza realistica di quello che percorri a piedi piuttosto che quella... finta di quello che dovresti percorrere. Cioè, magari se lo misuri come le feci, come hai fatto tu con la mappa di Assassin's Creed, magari sono davvero 6 km di mappa. E quindi è più realistico il camminare 6 km piuttosto che camminare. Ma sicuramente sono 6 km. Avevo letto che si trattava di una mappa di una quarantina di chilometri quadrati. Quindi vagamente ci può stare. Quindi probabilmente è più, ti ha dato più la sensazione di realismo. Ma certo, realismo di... vabbè, figa, alla fine fai un passo alla volta, fai un metro ad ogni passo più o meno, no? Quindi ci sta. Ma io non lo so, figa, non sono riuscito a mandarla giusta cosa. Non che abbia rovinato il mio giudizio sul gioco, per carità di Dio. Però, figa, non l'ho accettata. Posso capire, boh, sì, a me non ha dato tanto fastidio, me lo sono detto anch'io, però vabbè, ci sono passato sopra perché ho capito che era fatto per esigenze di... Sì. Ma per esigenze di... ma basta che tu ti inventi che il cuore dell'America, di questi 6 km di lunghezza, è il punto in cui devi riunire queste figa di 6 città. 8 città, 10 città, quello che è neanche città. No, perché punti. Lo scopo è proprio il viaggio ed è giusto così. Al massimo potevano farlo, anziché diciamo open world merda, potevano farlo magari a fasi, ti facevano vedere solo alcuni pezzi, però avrebbe perso un po' l'idea di attraversare tutto il continente, che secondo me comunque, essendo solo 6 km, riesce comunque a rendere in qualche modo, a livello narrativo almeno. Quindi... Che poi ti crea questa dissonanza perché sai che è l'America. Certo, certo. Horizon, ma certo, ma sono d'accordissimo. Tua, alla montagna più alta del cazzo e sono 3 km. Sì, sì, sì. Ma in Horizon 2 vanno fino a... Vabbè, spoiler, vanno fino a una città e dici sì, col cazzo che ci arrivi in così poco. E lì è proprio tutta solo una mappa. Però vabbè, insomma. Vabbè, sì, ma comunque era solo anche, una mia... Anche in Assassin's Creed Odyssey ti attraversi tutta la Grecia in tre minuti di navigazione. Vabbè. Marco la Grecia non la conosce, quindi non ce n'è più problema. Non ci sono mai stato, ammetto. Per quello. Ma non ho mai fatto neanche il coast to coast negli Stati Uniti, ma non credo siano 6 km, non credo. Verifichiamo. Raduno angolare negli Stati Uniti. Esatto. Bene, quindi a questo punto è già passata mezz'oretta, quindi potremmo anche entrare un po' di più sul discorso trama, ok? Perché, cioè, secondo me questo è un gioco che, ok, ami o odi per il gameplay estremamente particolare, estremamente originale, se vogliamo, estremamente coraggioso. L'ho sempre definito, anche quando lo giocai al lancio nel 2019, un gioco fortemente coraggioso. Però non si può parlare di Death Stranding senza parlare di ciò che avviene in Death Stranding, perché la parte narrativa è uno degli elementi cardine del gioco. Sì. Allora, io posso aprire le danze dicendovi che proprio dal punto di vista narrativo mi sarei aspettato di più. E vi spiego il motivo. Il gioco mette molta carne al fuoco fin da subito, nel senso che ti fa capire
di cosa sta trattando senza spiegare nello specifico praticamente nulla. E tutta questa sorta di poca chiarezza, sai, speri in tutta la durata del gioco che si arrivi ad un punto in cui ti verrà spiegato buona parte di ciò che, di tutti i tuoi dubbi, dei tuoi punti di domanda. Parlando con persone, alcuni di voi compresi, che l'hanno giocato prima di me, io continuavo a sentirmi dire: sì, vabbè, ma nel finale ti spiega questo, sì, nel finale continua a giocare perché capirai. Allora, le spiegazioni che ti vengono date a fine del gioco per me non sono state sufficienti. Cioè, mi aspettavo che il gioco ti desse delle spiegazioni più, se vogliamo, concrete. Mentre io mi sono trovato di fronte ad una serie di frasi, di dati di fatto che tu devi prendere per buono. E basta. Cioè, non c'è un... non ci sono grossi ragionamenti da fare su Death Stranding. È tutta una serie di spiegazioni che ti vengono date, però il tuo incontro con... ho fatto l'esempio del... che cazzo sono le spiagge e delle sorte di collegamento tra il mondo dei vivi e dal mondo dei morti. Va bene. Che cosa sono le CA? Te lo dicono, ma potevano dirmi benissimo che erano dei cani e io l'avrei dovuto prendere per buono. Beh, però scusami, nel momento in cui ti spiegano cosa sono le CA, cioè più che la spiegazione, cosa ti devono dare? Non lo so. Cioè... possiamo fare spoiler adesso? Sì, 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 vai. Ok. Nel momento in cui ti dicono che il corpo e la mente sono due entità che coesistono ma distinte, e nel momento in cui muori, la mente, quindi l'anima, attraversa la spiaggia, che è una sorta di... come cazzo si chiamava? Di fiumestige? Sì, è un limbo. Cioè, è esatto, un limbo. Per arrivare all'altro mondo. Ma col Death Stranding queste anime non vanno più nell'altro mondo, ma permangono. E quindi rimangono ancorate al loro corpo perché cercano nuovamente di raggiungerlo, ed è per questo che devi bruciarli, perché sennò se tornano col loro corpo scatenano l'esplosione, il out. E nel momento in cui bruci il corpo, però, queste anime permangono sulla terra perché la soglia tra la morte e la vita è stata infranta. Cioè, è proprio un mito greco. Cioè, in più di questo, cosa devo dire? Sì, anch'io sono d'accordo. Cioè, sono le anime che sono state, essendo due entità separate dal... come le chiamano? Ha e Ka, se non sbaglio. Sì, esatto. Nel momento in cui l'anima permane nel mondo perché la soglia tra la vita e la morte è stata spezzata, sai che quella è l'anima. Che è ok, forse questo... forse questo era l'esempio sbagliato, però... cioè, io ho avuto questa sensazione, in sostanza, che una volta finito il gioco... o meglio, una volta giunto al termine, a questo finale interminabile, mi sarei aspettato più informazioni su cui ragionare. Ma rispetto a cosa? Rispetto appunto ad avere semplicemente delle nozioni alla fine. Cioè ti sono sembrate un po' super cazzole pseudoscientifiche certe cose? Quelle sono altre cose tipiche di Kojima, ma che non avevo ancora menzionato, ma che mi aspettavo nel gioco e che ci sono state alla fine. Ma è proprio una sensazione di... come dire, mi sarei aspettato un gioco su cui ragionare di più, al termine della... Di spunti su cui ragionare, secondo me ce ne sono parecchi. Cioè, tipo? Cioè, tu speravi che ti lasciasse un po' più di non detto e che dovessi ricostruirti tu nella tua testa le cose? Okay. Sì. Beh, è molto spiegato, al fine... Sì, no, oppure, banalmente, stiamo facendo spoiler, quindi questo è un mega spoiler. Cioè, nel momento in cui verso la fine, non proprio alla fine, c'è quella missione molto breve, quel capitolo, diciamo, molto breve, in cui tu... sei in Vietnam, suppongo. Sì. Lì ho capito che io ero il BB, sì, che il Cliff stava cercando. Sì. Ok, poi te lo spiegano precisamente alla fine, ma lì non c'era bisogno, secondo me. Ci sono un paio di cose strane così, dove anche all'inizio, ancora spoiler,
che si vede la vecchia, il presidente, Bridget che ti parla, yeah. E per un attimo diventa Emily e poi torna a lei, proprio vedi che cambia d'aspetto per un secondo e poi alla fine ti rivelano che è la stessa persona. Ma anche quello lì chiarissimo, figa, sono uguali, Cristo. Ma io infatti non penso che lui volesse fare la grande rivelazione, penso che tu... E allora, beh, allora perché te lo dice alla fine? Cioè, non c'era bisogno. Però sì, da un lato mi chiedo, ma perché me l'hai voluto rivelare? Perché non mi hai lasciato la sorpresa finale? Sai che secondo me potrebbe essere una questione non tanto interna al gioco quanto esterna. Ovvero che, volente o nolente, con Metal Gear 5 c'era stato tanto non detto per i tagli, gli hanno cagato il cazzo e quindi qua ha fatto lo spiegone ripetitivo. Perché se Marco ti ricordi te l'avevo detto subito che era molto didascalico come gioco. Sì, è vero, ma effettivamente lo è stato. Secondo me è una questione più di scazzo, cioè gli ha rotto i coglioni e quindi ha detto ok. Però io, cioè, nel senso, al di là di accettare qualche spiegazione pseudoscientifica appunto e prenderla per vera, tutte le dinamiche che succedono nel gioco, alla fine del gioco mi sembrano abbastanza chiare, cioè non sì, mi sì. sembra di avere indietro delle cose certo. che sono rimaste aperte. Io sì, ma... So il perché le ho aperte è perché non ho fatto le missioni secondarie. Esatto. Okay, e i documenti. Ci sono i documenti che ti danno tanto, tanto sul mondo che ti circonda. Mm-hmm. E tipo la lore di Higgs è quasi tutta nei documenti. Esatto. Sì, quella detto. Sì. Infatti sono le uniche secondarie che ho fatto, sono quelle che ero andato a vedere che serviva a fare per Higgs. Che tra parentesi è stato uno dei personaggi più acclamati, diciamo, del gioco. A me, sinceramente, non ha mai detto più di tanto. Sono d'accordo. Come personaggio. Cioè, secondo me ce ne sono noti molto meglio. Al di là di lui come interpretazione, che è stato bravissimo, secondo me come personaggio stringi da un po' poco, al di là della scena che fa. Stavo per dire questo, è molto sì, semplice come personaggio, ma a me è piaciuto perché fa tanta scena, cioè è bello come presenza scenica. Sì, sì, quello è vero. È il braccio armato che è figo da vedere, fa i danni, poi ti dà poco a livello di personaggio, anche perché appunto la sua storia è quasi tutta nei documenti. Sì. No, io invece ho quasi parere opposto a Marco in questo, cioè lo giocavo e dicevo porca troia, se alla fine non mi spiegano per bene ed è la solita giapponesata filosofica dove non si capisce un cazzo, mi arrabbio. Invece alla fine sono stato contento di aver avuto tutta la mia didascalica spiegazione, forse anche troppo per qualcuno, però io sono stato contento così. Ecco, forse hanno tenuto un po' troppo per la fine, che arrivata la fine sì. a malapena mi ricordavo le domande che mi ero posto durante sì, il gioco. Chiaro. Quello forse hanno un po' esagerato da quel punto di vista, però tutto sommato sono contento che arrivata alla fine avevo la mia storia, non avevo più domande aperte e avevo capito, ecco. Sì. Ecco, secondo me Death Stranding è molto bello nella storia, non tanto, o meglio, non solo per la macro trama, quanto per gli spunti che ti danno i personaggi. Nel senso che se vai a analizzare ogni singolo personaggio, a partire da Sam Porter Bridges, hanno tutti delle caratteristiche fondamentali che analizzate anche singolarmente sono molto indicative anche del mondo moderno. Cioè, Death Stranding è una sorta di analisi e critica anche di ciò che ci circonda, a partire dai social, a partire da, tanto cioè, anche lì è uscito pre-pandemia, quindi è cascato non perfetto di più, ma Sam che ha paura di toccare le persone perché è stato ferito in passato a questo trauma, Deadman che fondamentalmente non è una persona, Hartman che invece ha questo lutto pur essendo uno scienziato che cerca continuamente la spiegazione scientifica alle spiagge, che fondamentalmente non c'è perché è una spiegazione esoterica, ma che continua a avventurarvi sì, per cercare la famiglia, quindi questo lutto che non riesce a elaborare. Higgs che fondamentalmente è sbarellato male perché lo menavano di brutto da piccolo e quindi ha distrutto la sua socialità deviandola e tramutandola in qualcosa di ossessivo verso l'unica persona che gli ha dato retta in maniera gentile, che è Amelie. Cioè, tutte queste analisi sui singoli personaggi costruiscono poi il mondo di Death Stranding, che ritorna alla domanda iniziale, dovremmo connetterci? E quindi il gioco ti dà una risposta. Ma infatti questa è la cosa che a me ha più colpito del gioco, che per quanto sia una trama... assurda, e sia un mondo molto particolare e ci si chiede cosa abbia fumato Kojima per inventarlo, ma
parla invece tantissimo di attualità. E il Trump viene anche citato a un certo punto nel gioco, ma secondo me, cioè, adesso dico una cosa che sembra non c'entri un cazzo, ma arrivo al punto. È uscito nel 2019, siamo nel pieno dell'amministrazione Trump, che adesso, al di là delle opinioni personali, è stata un'amministrazione molto divisiva, che ha spaccato l'opinione americana, che ancora si trova in quello stato, perché Biden si era proposto di riunificare e non è stato in grado di farlo, e Trump portava avanti delle politiche molto isolazioniste, fanculo alla NATO, fanculo l'ONU, sono obsolete, stiamocene per i fatti nostri, e quindi non solo Kojima, giapponese, che però sceglie di ambientare il gioco in America, negli Stati Uniti, e fa un sacco di riferimenti, ci sono anche alcuni personaggi, spoiler, a un certo punto c'è anche Conan O'Brien tra i personaggi, che è un famoso conduttore americano adesso in pensione. Parla proprio di America, non è quindi casuale l'ambientazione, e parla di quell'America lì, parla di un'America divisa, e non solo quindi parla di attualità, ma prende anche una posizione Kojima, cioè dice, secondo me dovremmo riconnetterci, dovremmo stare uniti, e sono rimasto molto colpito di quanto questo gioco parlasse di attualità, ed è quello in assoluto più che mi venga in mente che parli d'attualità, più di qualsiasi altro gioco io abbia mai giocato. E lo fa con forza, soprattutto. Sì, e quello che mi... E quello che mi incuriosisce del secondo titolo è proprio questo, anche perché appunto, come diceva Thomas, giustamente si pone la domanda nel trailer del secondo, ma abbiamo fatto bene a riconnetterci? E sono molto curioso, dopo la pandemia, dopo le guerre, dopo tutti questi, dopo questi 5 anni abbastanza intensi che sono passati dall'uscita del primo gioco, cos'altro dirà? Ma mi ha veramente colpito da quel punto di vista. Tra l'altro ha anche dichiarato che dopo la pandemia l'ha riscritto in gran parte il secondo. Non dopo la pandemia, ma con lo scoppio della guerra russo-ucraina. Avevo letto dopo la pandemia io. Beh, più o meno, dopo lo scoppio della guerra, che ha detto l'ho riscritto perché prevedere il futuro 2 volte mi sarebbe sembrato troppo strano. Quindi... Tra gli altri spunti, tra l'altro, che il gioco dà durante tutte le sue fasi, ci sono, mi sembra, 2 personaggi in tutto il gioco che si suicidano, se non sbaglio. Sì. Uno è all'inizio, il primo cadavere che porti nell'inceneritore dopo Bridget, uno dei primi. E l'altra è la moglie di Sam, no? Che si suicida. Sì. Sì. Forse anche la madre moriva, si suicidava, la madre di Sam. Questo non me lo ricordo, com'è che moriva? Mi ricordo. Perché anche la mamma moriva. Però ti fa pensare come il suicidio in una società dove c'è il Death Stranding, dove il tuo spirito, se ti ritocca, provoca un cratere e uccide un sacco di persone, sia un grosso problema, nel senso ti ammazzi, non ti trova nessuno e rischi di fare un disastro. È abbastanza una metafora. Un parallelismo del fatto che una persona che si suicida è un bel fallimento per la società anche di oggi, diciamo. Poi in ottica giapponese, figurati, dove i suicidi sono all'ordine del giorno. Esatto, esatto. Tra l'altro, mi collego al volo a quello che ha detto Ale, tutto il discorso su Trump, Biden, eccetera, ci troviamo qua nel 2024, quindi dopo 5 anni, e nel nostro mondo nulla è cambiato, perché le prossime elezioni saranno ancora Trump contro Biden. Quindi siamo tornati ancora a quello che Kojima stava criticando in Death Stranding. Esatto. Non è cambiato nulla, fondamentalmente non abbiamo imparato nulla dopo una pandemia e 3 guerre, una di fila all'altra, non abbiamo capito niente, e siamo ancora con lo stesso problema di prima. E infatti vi sorge la domanda, abbiamo fatto bene a riconnetterci, perché tanto non è cambiato niente. Ma in previsione, proprio, ecco, domanda fuori dai denti: c'era bisogno di Death Stranding 2? No, ma sono contento così che l'abbiano fatto. Esatto, così a bruciapelo ti direi anch'io così. No, però sono molto curioso. Sì, uguale. E proprio cioè, da un lato, come dicevate giustamente Thomas e Marco in live precedente, da un lato preoccupa, perché uno dei punti di forza di Death Stranding è proprio la novità. E tolta la novità, riuscirà a essere ancora interessante dal punto di vista di gameplay, eccetera? Quello vedremo, come lo faranno evolvere il gameplay e cosa faranno. Però quello che a me interessa è proprio questo, è proprio vedere se e cos'altro ha da dire Kojima
sull'attualità e come lo dirà. Quindi è quello l'aspetto che più mi attira del secondo capitolo. Sì, sono abbastanza d'accordo. Anch'io sono più... non è tanto la questione dell'attualità quanto... cioè, il giudicare l'attualità è una conseguenza, diciamo, al fattore narrativo, alla parte narrativa del gioco. Quella mi incuriosisce molto. Sono un po' preoccupato, come dicevo appunto con Thomas la settimana scorsa, perché nel momento in cui un titolo, una nuova IP, si dimostra enormemente originale, se tu togli questa originalità ad un seguito, che per forza di cose si porterà dietro degli aspetti comuni al primo Death Stranding, temo che possa subire maggiormente questo more of the same, perdonami Ale, però è quello che mi fa paura. Però da una parte, visto che stiamo parlando di Kojima, sono anche piuttosto fiducioso sul fatto che se c'è una persona in grado di tirar fuori il famoso coniglio dal cilindro è proprio lui. Looks different scrive: se nel 2 riesce a cancellare completamente le fasi di shooting farà un favore a tutti. Non penso che lo succederà, però un po' sono d'accordo, cioè quelle fasi del Vietnam, quelle cose, quelle pseudo boss erano un po', cioè sembrava quasi che dicesse: ah sì, in tutto questo dovremmo anche metterci un po' di videogioco. Esatto. E quelle fasi lì, secondo me, quasi stonavano. Avesse avuto il coraggio proprio di toglierle, di concentrarsi sul fulcro del gioco, che era il camminare, l'esplorare, eccetera, era meglio anche per me. Però, ma vedi, Ale, cioè, io sono d'accordo con te. Cioè, ho reputato le fasi, diciamo, più action, le fasi, diciamo, più consuete per il nostro mondo di videogiocatori, le ho trovate le più deboli del gioco, con il culmine, la scazzottata con X, che proprio mi ha fatto cagare a spruzzo, ok? Completamente assolutamente a Metal Gear. Esatto. Secondo me ci stava. No, secondo me no, però va bene. Però mi domando, se le avesse tolte, avremmo avuto di fronte una via di mezzo tra un film interattivo e i cosiddetti walking simulator, perché cammini e basta alla fine, e quindi sicuramente da videogiocatore ti dico avrei accusato maggiormente questa scelta, questa mancanza appunto di parti ludiche vere e proprie. Sì, no, ma infatti io penso che invece nel secondo cercheranno di spingere ancora di più sulla varietà di situazioni. Io mi aspetto proprio un cambio di rotta, cioè che inizia con il classico camminare, fai un paio d'ore e poi devia su qualcos'altro, sul famoso cilindro, al cappello, cambia ancora, perché anche già nella Director's Cut avevano sistemato un po' lo shooting rispetto al gioco base, quindi lo rifinisci ancora un po', ci metti qualcosina in più che cambia. Secondo me riesci a tirare fuori qualcosa. Poi vediamo, nel senso che non sappiamo cosa vuole raccontare e come vuole raccontarlo. Nel trailer hanno fatto vedere alcune parti con queste navi che sembrano immergersi nei pozzi di petrolio che ci sono nel mondo. Vediamo cosa voglio raccontare, perché già la storia mi aspetto qualcosa di un po' fuori di testa. Cioè, vedi Sam grigio... Cioè, se hai giocato il primo, ti fa pensare solo una cosa, quindi... Cosa? Visto che siamo in fase spoiler? Ah, beh, le persone diventavano grigio quando morivano sulla spiaggia. Cioè, Sam, quando viene ucciso da piccolo e viene trovato lì sulla spiaggia, è di quel colore lì. E lì sono dentro la bocca di sto bambino con la nave piccolina, e quando pare siano dentro lì, sono grigi. Quindi, che vada magari di nuovo sulle spiagge, cioè, non lo so... Che poi siamo qua a farci delle seghe mentali. Sì, sì. E vi dico la verità, il motivo per acquistare eventualmente Death Stranding 2 al lancio è proprio quello di capire cosa si sarà inventato Kojima, ma anche banalmente per il fatto che noi, ripeto, siamo qua a farci delle elucubrazioni mentali partendo da
ciò che si è visto finora su con i trailer, ma magari Death Stranding 2 è un gioco dove utilizzi Sam per la prima ora e poi utilizzi un altro personaggio, quindi non perché si vede Fragile parecchio, per esempio, quindi anche la banale fruizione di un trailer di Death Stranding 2, nel momento in cui stiamo parlando di Kojima, so benissimo che anche questa la prendo per buona, però ok, dopo il gioco sarà tutt'altro probabilmente. Ricordiamoci quello che ha fatto con Metal Gear Solid 2. Esatto, esattamente. Quindi tranquillo. Ma per te è stata quella la scintilla che ti ha fatto riprendere il gioco? Sì, cioè, sì, sì. Il trailer ti è piaciuto a tal punto che... No. Non è questione di piaciuto. È che, come ho detto spesso, Death Stranding e Cyberpunk 2077 sono gli unici due giochi della precedente generazione che ho cominciato, ho interrotto, mai più ripreso, però ho detto quei due lì, cazzo, prima o poi li devo giocare. E il fatto di aver annunciato un seguito, di averlo visto, eccetera, è stata la scintilla che mi ha detto ok, adesso è il momento giusto di riprenderlo. Ci sta. Beh, sì. Poi comunque, come dice Luca Ruveta, lo chiedeva a inizio live, lo consigliate? Io dico assolutamente sì, nel senso che forse è meglio che vai a vederti prima di che cosa si tratta per non andarci completamente alla cieca, che rischi lo shock, ma è un gioco troppo particolare per non provarlo almeno. Ma anche vederlo, però, cioè, se vai anche a vedere cosa ti aspetta, in realtà non capisci bene, perché lo guardi al gameplay ti dici è tutto uguale, poi in realtà non è vero, cioè, devi proprio provarlo. Sì, ecco, a me è piaciuto tantissimo. Se facessi una top 10 della generazione PS4 ce lo metterei senz'altro. Detto ciò, non è un gioco... Cioè, è un gioco che consiglio a tutti perché è particolare, ma non è detto che piaccia a tutti, e anzi, vabbè, niente, piace a tutti. Però questo in particolare, come diceva Davide giustamente all'inizio, è divisivo. Quindi può benissimo essere che vi faccia cagare, e ci sta. Ecco, io per esempio... è una cosa molto particolare. Io per esempio, quello che proprio non riesco a concepire è Black Prince, che ha odiato questo gioco, ma che ci ha picchiato giù 30 ore. Sì, cioè, io quando l'ho abbandonato nel 2019 è per problemi di sonno, come sapevate, no? Problemi di mie facoltà psichiche non al 100%. Ora che da quel punto di vista lì un po' la situazione è migliorata, me lo sono goduto. E... cioè, è un titolo estremamente divisivo, però, cazzo, te lo dice subito che cos'è. Quindi, io lo consiglio di provarlo a tutti quanti, sapendo però che se ti fa schifo quello che stai vivendo già nelle prime 2-3 ore di gioco, mollalo, perché non migliora. Non sono d'accordo con quello che stava dicendo Thomas. Cioè, il gioco è così. Non bisogna aspettarsi dei... No, aspetta, però è così, vero, ma se lo guardi ti sembra che sia noioso da giocare, se lo provi ti rendi conto che non è necessariamente così, perché sì, hai molti oggetti per cambiare la strada, cioè quello che fai, sblocchi cose, cioè è un gioco che da guardare ti dà un'impressione, da giocare un'altra, poi può non piacerti, però è un altro discorso. Sì, sono d'accordo che non puoi capire se ti piace dal video. Su questo sono d'accordo. Non estremamente non d'accordo, in una maniera che dici ok, mi anche piace, no, dopo 10 ore. Anche perché sono d'accordissimo se mi dici a me non è piaciuto, non sono d'accordo, prendere a testate quelli che dicono che è un gioco di merda, sono due cose diverse. Cioè, il gioco è bello, è fatto bene, poi può non piacerti perché è estremamente particolare, ma cazzo, non puoi dire che è brutto, che sia rotto, che è fatto male. Sì, sono d'accordo col fatto di dire ti consiglio di giocarlo, non guardarlo, ma è un consiglio che do praticamente su qualsiasi gioco, su qualsiasi tipologia di gioco. Forse si salvano solo le avventure grafiche, cazzo ne so, boh. Non mi vengono in mente titoli per cui direi guarda, fai a meno di giocarlo, lo puoi giocare, lo puoi guardare su YouTube. Ma ok che nel corso del gioco continui a ricevere dei gadget, delle piccole ricompense che ti serviranno via via nel corso del titolo. Ci siete? Pronto? Ah, ok, ho perso solo Thomas. Ma è scappato tutto? Ci sono? No, no.
Sì, ci sono. Siamo in live, sei tu che sei caduto no, momentaneamente. Mi sta peggiorando di brutto la connessione, però vi sento ancora. Io vi vedo e vi sento bene, avevo solo perso Thomas. Però, nonostante tutti questi incentivi ad andare avanti nel gioco, dal punto di vista del gameplay soprattutto, non mi sento di dire, guarda che per come cominci il gioco e per come sarai equipaggiato alla fine, il gioco cambierà sensibilmente. Secondo me no. Sì, sono d'accordo. No, sì, anch'io sono d'accordo. Prova? Sì? Sei sì, bloccato sì. Come immagine? Io sono bloccato, sono testato tre volte. O meglio, su Skype ti vedo bloccato, mentre nella finestra di Streamlabs ti vedo muoverti. Ti vedevo muoverti. Io adesso vi sento ma non vedo più un cazzo. Benissimo, io continuo a vedere tutti. Io vedo Thomas bloccato e vi sento. Vabbè. Ok, si sta riprendendo. No. Sì, beh, abitate vicini voi due. Esatto. Beh, mi vedo dentro quattro volte. Ah, stavo leggendo con me. Secondo me di averlo già... Aspetta, che dice Blade Falcon? Anch'io ci ho passato 36 ore, ma alla fine non l'ho apprezzato granché. Mi ero fatto prendere dalla curiosità di dove sarebbe andato a parare sia in termini di gameplay che narrativo. A posteriori sono comunque contento di averlo giocato, ma più per cultura videoludica che altro. Beh, sì. Ma ho capito se l'ha finito. Sì, sì, hai detto che l'ha finito. Ci ho passato 36 ore, ma alla fine non l'ho apprezzato. No, non lo dice. Infatti non beh, però chiede per curiosità di dove sarebbe andato a parare, quindi sì. Credo sì, infatti conferma, l'ho finito. Okay. Ci sta. Per me è stata un'esperienza estremamente positiva, seppur per concludere alla fine anch'io qualche remora, sia a livello qualche dubbio, diciamo, sia a livello narrativo, proprio di trama, sia a livello di gameplay. Ecco, quando ma l'ho già detto diverse volte in live precedenti, la mia critica maggiore è proprio dal lato gameplay, cioè avrebbe potuto asciugare moltissimo determinate cose, i menu, le opzioni che ti vengono date. Secondo me c'era fin troppa carne al fuoco quando poi serviva, ma fino a un certo punto, ecco. L'avrei vabbè, preferito lì, più asciutto. Lì c'era modo di snellirlo quello, cioè potevi snellirtelo te e mettere tutto in automatico e andare. Bravo, non bravo. Ma adesso, quello che ho fatto io. Quella allora è un'opzione che ha uno che gli piace invece... No, porco Dio. Perché se tu mi dai l'opzione di mettere, di caricarmi automaticamente... Ok. E io l'ho fatto per tutta la durata del gioco... Quindi calcola quante cazzo di volte ho premuto quel triangolo lì. Vuoi mettere in automatico? Sì. Allora mi fai una cazzo di opzione che mi dice vuoi lasciare in automatico tutte le volte che ti carichi qualcosa? Sì? No. Io ti avrei attaccato il sì e non l'avrei più toccato per tutto il gioco. Sì, ok, sì. Quello posso anche darti ragione, però sì, è una finezza che sicuramente avrebbe aiutato a snellire la cosa. Però hai l'opzione di fare... Molto peggio sarebbe stato se non ci fosse stata. Esatto. Minchia. Io qualche secondario l'ho fatto, però ho parlato anche con gente che l'ha giocato prendendo il grado massimo in tutte le missioni per platinarlo, cazzi e mazzi. Lì immagino che sia importante anche quello, caricarsi in modo giusto, fare le cose super veloci per prendere il grado massimo nella missione, cioè sono tutte cose che ovviamente tu puoi anche saltare, però giusto che ci siano. Ecco, un'ultima cosa che volevo dire a proposito di platinare: ho finito il gioco, avevo fatto anche un po' di secondarie, sono passato una cinquantina di ore, mi ero divertito e dico, visto che mi ha divertito proviamo ad andare avanti. Ho fatto due consegne dopo aver finito il gioco, mi sono detto che cazzo sto facendo della mia vita e l'ho chiuso subito. Cioè, non so perché, ma appena ho... Tra l'altro, una consegna mi ha anche dato dopo la fine del gioco mi ha dato una fisarmonica nella prima parte della mappa. C'era una consegna speciale che ti dava una fisarmonica che potevi suonare, quindi ho visto che ti davano anche delle cosine in più.
Però non so perché è finito il gioco, proprio non avevo più nessuna motivazione per andare avanti. Sai perché? Sostanzialmente perché l'80% del gameplay è trainato da trama e ambientazione. Non solo, sì, ma anche perché, per quanto uno magari non ci ragioni su, ma Ale Ferreri sta diventando vecchio e quindi vuole passare ad altro. Cioè, no, ma adesso, a parte la battuta, non hai più 15 anni e ti fai andare bene il gioco per 80 ore e ti continui a divertire. Hai visto la fine, capitolo chiuso, passiamo ad altro, giustamente, secondo me. Ci sta. C'è da dire che comunque alcune secondarie sono molto belle, portandole avanti, aumentando il grado del prepper, scopri cose sulla sua vita che non servono a niente ai fini della trama, ma ti danno un contesto ulteriore. Ad esempio, da una parte Ludens, che è lì un po' come mascotte, ma non solo, ma anche l'artista che devi prendere e portare da quello che diventa poi il suo compagno, ma tra la storia loro. Ci sono altri prepper che ti fanno entrare nel loro rifugio dopo che li maxi? Mi pare ce ne sia uno e basta. Ah, ok. Cioè, c'è un, e c'è l'artista che invece è l'unica che esce, credo. Okay. C'è una domanda di Gianluca che utilizziamo per concludere la live. Se il gioco non fosse un titolo di Kojima, lo avreste giocato lo stesso? Mi spiego. Il primo impatto è un walking simulator, poi approfondendo a una trama molto più complicata e non banalmente così definito come sopra. Io sicuramente sì, anche perché, per quanto io abbia apprezzato moltissimo la serie di Metal Gear, sono anche stato piuttosto critico con serie precedenti, prima fra tutte Zone of the Enders, quindi mi sono piaciuti i giochi di Metal Gear, alcuni di più, alcuni di meno, ma questo titolo mi ha attirato indipendentemente dal fatto che sapessi che Kojima era alle sue spalle, ecco. Io di sicuro non gli avrei dato la fiducia del day one, ma l'avrei provato sicuramente. Io vi dico che questo gioco non sarebbe stato così se non fosse stato fatto da Kojima, quindi il problema non, quello, non è una risposta alla domanda, paraculo no, di me. È vero, esiste proprio, sì, vero, di Kojima, cioè è un'espressione materiale di quello che è la sua narrazione, cioè sì, bisognerebbe farci un'altra live da un'ora, ma tutto il, sì, ho capito, Thomas, però dei genitori che sono propri della storia di Kojima stesso. Ma ho capito, figa, ma non lo puoi sapere dal trailer. No, che non, no, chiaro, ma è questa la domanda. Perché sai che c'è una certa narrazione, una certa impostazione da parte sua. Beh, io comunque posso dire invece che, non, come dicevo all'inizio, non ho mai giocato a un gioco di Kojima prima, non me ne frega un cazzo di Kojima, non sono un fan di Kojima, non conoscevo il suo stile, so che era molto rinomato come creatore di videogiochi, ma non me ne fregavo un cazzo perché non lo conoscevo, però mi aveva attirato proprio il trailer in sé, il gioco che sembrava una cosa particolare, quindi esatto. Per me non mi interessava nulla del nome Kojima e l'ho giocato lo stesso. Esattamente. Va bene, ragazzi, ci siamo fatti questa nostra oretta, adesso basta parlare di Death Stranding, che vabbè, alla fine è un gioco che mi ha accompagnato per circa 3 settimane, quindi, e che insomma mi è entrato anche abbastanza sotto pelle, quindi quanto ci hai messo a finirlo poi? 44 ore. Anch'io più o meno 50 ci avrò messo. Esatto. Sì, ma Ale Ferreri, adesso vai a comprarti la collection di Metal Gear, figa. Esatto, figa. Poi sì, sì, una live su Metal Gear, cazzo. È lì, sì, cazzo. Sì, sarebbe interessante, cioè sarà curioso giocarlo per la prima volta. Te lo porto se vuoi. No, ma sicuramente la prendo. È in lista. Bene, voglio giocare anch'io. Va bene, ragazzi, grazie mille a tutti e tre. Grazie a tutti. Davide, la prossima volta magari vedi di, cioè, alla prossima volta vedi di traslocare. Spostati bene, più verso Cremona. Facciamo una live solo io e te, che vediamo che sia tutto a posto. Va bene, ok. Ciao a tutti, ragazzi, ciao. Grazie. Ciao. Io ringrazio tanto anche voi che vi siete connessi stasera, che avete resistito nonostante questa potenziale paura degli spoiler, così, però è anche un gioco piuttosto vecchiotto, quindi ci può stare. Va bene, vi ringrazio e vi do appuntamento alle prossime live della settimana, che vi farò sapere via via quando saranno. Un bacione a tutti quanti, in particolare a Calgary 77, forza a cazzo duro. Ciao a tutti!